Ciao a tutti, sono Eli e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi, come potete intuire dal titolo, tema super super importante. Vi darò dei consigli su come affrontare e soprattutto come superare in modo top il primo appuntamento, sia per lui che per lei. Sicuramente la cosa più importante per il primo appuntamento è la location giusta. Voi mi starete dicendo, ah, ma è normale, io vado a cena, vado al cinema. E io vi dirò, non ci sono location più sbagliate, perché l'ideale per un primo appuntamento è conoscersi, quindi potersi parlare. A questo punto escludiamo il cinema, dove sarebbe impossibile. Escludiamo per esempio un concerto, escludiamo una serata in discoteca, escludiamo tutti quegli eventi dove c'è musica o comunque c'è impossibilità di starsene sereni a parlarsi. L'altra opzione sicuramente più gettonata è la cena, anche questa ve la boccio in toto perché è troppo impegnativa per il primo appuntamento, magari non vi siete neanche mai visti e cosa fate? Andate a cena, cioè siete sicuramente voi due per almeno 2 ore seduti l'uno di fronte all'altro. Immaginati che la persona non ti piaccia per nulla, tu sei vincolato a stare lì almeno 2 ore. Quindi l'ideale per un primo appuntamento è un qualcosa che se la persona non ti piace puoi velocemente scappare. Quindi caffè, aperitivo, colazione, qualcosa di molto informale dove però sia possibile parlarsi da tranquilli e una fuga veloce. Punto numero 2. Trovatevi direttamente sulla location. Perché? Perché il fatto di farsi venire a prendere a casa dal lato di lei oppure venirla a prendere dal lato di lui sarebbe un po' troppo invasivo della privacy per il primo appuntamento, appunto magari non vi siete mai visti, quindi meglio vedersi direttamente in territorio neutrale ed essere tranquilli tutti e due lì. Altra accortezza è per lei non arrivate troppo in ritardo, lo so ragazze che un po' di ritardo ci sta bene, però un massimo di 5 minuti, perché? Perché essendo il primo appuntamento non è il caso di calcare troppo la mano. Dalla parte di lui invece è molto importante che tu assolutamente non arrivi in ritardo, perché verrebbe letto dalla parte di lei come una mancanza di interesse. Noi donne siamo lente a prepararci, si sa che un po' di ritardo lo facciamo anche per lasciarvi un po' sulle spine, ma appunto ragazze non esageriamo. A questo punto entrambi siete arrivati al bar. Come ci si saluta? E questa è un'altra domanda. Allora, sicuramente la stretta di mano è da evitare, è troppo formale, non siete due persone che si stanno incontrando per un meeting di lavoro, quindi la boccio. Un abbraccio è troppo familiare per due persone che sono al primo appuntamento e sono tendenzialmente entrambe imbarazzate. L'ideale è un bacio sulla guancia, qualcosa di informale ma non troppo stretto, ecco, per il rapporto che c'è attualmente. Ora che vi siete seduti, inizia la conversazione. Ragazzi, voi spesse volte al primo appuntamento vi concentrate molto su voi stessi perché volete impegnarvi a tutti i costi e fare colpo. Sbagliato. La cosa più importante al primo appuntamento è mostrarsi interessati e disposti ad ascoltare l'altra persona. Mi raccomando, sia dalla parte di lui che di lei, non cadete nell'errore di essere logorroici. Molto spesso al primo appuntamento una persona delle due tende a dominare la scena e parlare molto molto di sé. Sbagliato, dovete seguire, diciamo, un ciclo comunicativo che permette a entrambi di parlare egualmente. A questo punto, se la persona ti è piaciuta, che cosa puoi fare? Puoi tentare un minimo di contatto fisico. Attenzione, non intendo dire siete al bar, uno dei due si alza e va a stringere le braccia all'altro, cerca di baciarlo. Assolutamente no. Ma magari se entrambi avete la mano sul tavolo, puoi accidentalmente sfiorargliela, magari per prendere, non saprei, un po' di zucchero o un tovagliolino. In questo modo sarà anche molto bello percepire la sensazione che un minimo di contatto dà a entrambe le parti, per capire anche se ci può essere attrazione o meno in quel senso. Altra cosa importante è far percepire all'altra persona, appunto, che può piacerti. Come puoi farlo? Molto semplicemente facendo un piccolo complimento. Mi raccomando, ragazzi e ragazze, lasciamo stare complimenti da baci perugina. Quelli sono del tutto bannati. Perché? Perché se il vostro commento, il vostro apprezzamento verso la persona sarà del tutto scontato, si capirà che è qualcosa di fasullo o preparato. Deve essere qualcosa di spontaneo e soprattutto qualcosa che l'altra persona può percepire come sentito dal cuore. A questo punto l'appuntamento è finito, dovete entrambi tornare a casa, puoi offrirti di riaccompagnarla. Non è detto che lei accetti, ma sicuramente è un gesto molto galante che puoi fare nei suoi confronti. Immaginiamo che a questo punto entrambi siate arrivati a casa
cosa si può fare a questo punto? Tendenzialmente è il momento in cui entrambi riflettono se l'appuntamento sia andato bene, la persona sia piaciuta o meno. Quindi la sera stessa o il giorno dopo può essere carino da entrambe le parti ricevere un messaggio in cui si dice il fatto che l'appuntamento sia andato bene, che la persona ti sia piaciuta o che magari hai piacere, di rivederla appunto per un altro incontro, qualcosa che comunque faccia trasmettere all'altra persona che tu hai apprezzato. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai qualche domanda, lasciamela nei commenti. Un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao!